Il tuo cliente è un orso o un giaguaro? Ricordiamoci che qua parliamo di marketing e di vendite business to business, quindi di relazioni tra imprese. È molto importante per scegliere la giusta strategia capire se il tuo cliente è un orso o un giaguaro. L'orso è statico, è fermo, quindi rappresenta quei clienti che sono una categoria merceologica ferma, facilmente identificabile. Che ne so, se distribuisci dei prodotti nelle farmacie, le farmacie quelle sono e sono identificabili. Sono circa 15.000 in Italia e tu puoi pensare di usare la leva del direct marketing perché hanno un nome, un cognome, puoi crearti un database, stai cercando un cliente orso. Il cliente giaguaro è molto più veloce e molto più dinamico nel mercato. Quindi, che ne so, vendi software ERP orizzontali? Ecco, orizzontali significa che possono andare bene per molte categorie merceologiche. Il tuo cliente è un cliente giaguaro. Vendi impianti fotovoltaici non destinati a una categoria merceologica specifica, che ne so, gli agriturismi, quello sarebbe un esempio di cliente orso. Se lo vendi un po' a un insieme variegato di imprese, hai un problema perché il tuo cliente non lo riesci a identificare. In quel caso le strategie da adottare sono più di tipo pull, web marketing, social media marketing, cioè buttare una rete un po' più larga per cercare di intercettare il tuo cliente. La prima cosa che devi fare quindi è capire chi sono i tuoi clienti, che caratteristiche hanno e cosa devi fare per intercettarli. La risposta comunque sappi nel B2B è sempre utilizzare un mix di leve di marketing. Anche se il tuo cliente fosse un orso, non puoi utilizzare solo il direct marketing, devi sempre mixare le leve, push e pull, tu verso il mercato verso di te. Lasciami i tuoi commenti, se ti piacciono queste videopillole mi raccomando metti like alla pagina di Ipogrifo.